Oh, adesso andiamo a un soprano sempre italiano, si tratta di Ripalta Bufo. Ripalta, un nome rarissimo, però molto operistico, se vogliamo, anche, no? Ah, sì, certo, sì. Qui lei ha le prese con la Regina della Notte, la secondaria. Lei è di Cerignola, nativa di Cerignola, quindi pugliese. Ha cantato anche in concerto brani di Mascagni, però la voce da soprano lirico leggero, uno dei ruoli suoi anche quello di Musetta, ma soprattutto l'aria della Regina della Notte, anzi la Regina della Notte, che ci sembra adatta proprio alla sua vocalità. Adesso l'ascoltiamo, perché è una registrazione tratta da un concerto effettuato a Bruxelles, molto giovane anche lei. Ripalta Bufo come Regina della Notte. Vedo Dorgio, non so se il nostro poeta di corte ci scrive che in Puglia si chiamano così per la Madonna della Ripalta, che non sappiamo francamente. Ecco il motivo di questo nome particolare. Beh, una voce molto squillante, molto brillante, sicuramente da tipico soprano leggero di coloratura. Lei in un'intervista dice una cosa che è molto utile, che ci ricollega anche a un bellissimo ascolto fatto ieri con la vocalità che è piaciuta molto al pubblico del soprano D'Agosto, la quale, come tanti altri di questi giovani, sono sull'orlo di lasciare l'attività canora, cioè di
diciamolo pure, questo è un momento in cui pochi sono incoraggiati a votarsi a questo tipo di carriera, data la situazione generale e la crisi che sta attraversando il settore. E la Bufo, in una intervista che trovo qui su internet, dice: dico alle mie giovani colleghe, abbiate coraggio di osare e di farvi rispettare, al limite di andare via dai vostri paesi ma tornare carichi di meraviglia. Non mollate, se credete in qualcosa, quel qualcosa si farà raggiungere. Noto questo, noto una grande propensione alla resa facile. E questo è vero, Michele, è un momento bruttissimo questo per i giovani cantanti. C'è il rischio che passi un messaggio di resa. È vero, d'altra parte è quello che non vorremmo mai avvenisse. Queste trasmissioni sono fatte anche e soprattutto per questo, per dimostrare che i giovani ci sono, sono bravi, meritano di avere un futuro, e speriamo che davvero il rigorismo in questo momento ceda il passo all'aperturismo. Qui bisogna veramente riaprire sul serio, ecco, il settore dei teatri. E